Bentrovati con Schermi e Schermi, appuntamento settimanale dedicato al meglio del cinema in sala ma anche sulle piattaforme, con un occhio inoltre alle serie TV. E proprio di serie TV ci occupiamo in questa puntata di Schermi e Schermi. Primo titolo di questa settimana è una serie molto popolare che è stata accompagnata veramente con grande attenzione mediatica. Parliamo di Miss Marvel, targata Disney, che ha fatto il suo esordio a inizio giugno sulla piattaforma Disney Plus. Miss Marvel introduce all'interno del Marvel Cinematic Universe il primo personaggio, la prima eroina asiatica di religione musulmana. Possiamo dire che come punti di riferimento si possono richiamare anzitutto il film di inizio anni 2000, Sognando Beckham, ambientato nello sfondo sociale inglese, come pure la serie statunitense che sta spopolando su Netflix, Non ho mai. Questi due opere un po' ci aiutano a capire, sono un po' la bussola per capire dove va il fenomeno Miss Marvel, ovvero racconti che ci mostrano giovani ragazze, adolescenti musulmani di origini asiatiche che vivono negli Stati Uniti o comunque in un contesto occidentale, in Sognando Beckham e l'Inghilterra, desiderano integrarsi nella società, vivere quello che vivono gli altri coetanei, rispettando però la tradizione familiare, tradizione religiosa e al tempo stesso dovendolo coniugare con i propri desideri, i propri sogni. Veniamo a Miss Marvel, 6 episodi disponibili progressivamente sulla piattaforma Disney Plus. La storia ci racconta quella di Kamala Khan, una giovane pakistana di 16 anni che vive negli Stati Uniti, frequenta un liceo locale, ha come miglior amico il giovane Bruno e sogna il mito dei Marvel, degli eroi della Marvel, soprattutto degli Avengers, in particolar modo la figura di Captain Marvel, ovvero Carol Danvers, colei che ha salvato gli Avengers dalla morte certa per mano di Thanos. Kamala desidera partecipare a uno di questi raduni in maschera, con le maschere appunto degli Avengers e dei supereroi della Marvel, i cosiddetti cosplay, ma i genitori si oppongono fermamente. Così una notte scappa di casa insieme al suo amico Bruno per andare a partecipare a uno di questi eventi. Si è costruita da sola il costume di Captain Marvel e l'ha impreziosito anche con un bracciale che ha trovato in soffitta proveniente appunto dalla sua famiglia. Questo bracciale però le rivela dei poteri speciali. Quindi abbiamo da un lato un racconto che utilizza la dimensione della finzione e del fantasy e che permette di richiamare quello che è il mondo dei fumetti e soprattutto del grande ciclo cinematografico targato Marvel con i suoi supereroi. Dall'altro lato però questa storia introduce alcune piste narrative molto interessanti. C'è, come abbiamo detto, un'eroina femminile asiatica musulmana, ma dall'altro lato c'è che cosa? Una importante pista tematica che si gioca sul bisogno di integrazione e di inclusione, il desiderio di una giovane ragazza che vuole essere come gli altri senza scontentare i genitori, senza tradire le proprie radici, ma sogna la libertà di costruire il proprio American Dream. È dunque una buona e valida proposta, condita ovviamente la cosa che piace di più è l'atmosfera ultra pop. Pensate anche al brano portante, che è quello del popolare gruppo The Weeknd, Blinding Lights, che fa da colonna sonora a tutta la serie, quindi è una serie visivamente molto accattivante, frizzante, ultra pop, condita però anche con degli inserti tematici degni di nota. Ricordiamo che la serie Miss Marvel è disponibile da metà giugno sulla piattaforma Disney Plus. Ok, prima di tutto voglio dire che lo capisco. Capisci cosa? Il liceo. Kamala, un'altra maglietta degli Avengers, carina. Crede che io sia un po' strana? Tu sei strana. I ragazzi. Scusami. Sei sulla mia maglietta. Scusami. Ma non fai che startene alla finestra e immaginare il tuo mondo fantastico. Kamala, ehi, ci sei?
Sul serio? Andiamo, su. Devo capire tutto il mio futuro prima di pranzo, ecco. Magari hanno ragione. Io passo troppo tempo nel mio mondo fantastico. Questa non sei tu. Non è la ragazza mora di Jersey City che salva il mondo. Anche quella è fantasia. Ti è successo qualcosa? No, perché? Hai sentito qualcosa? Kamala! Che sensazione dà? Cosmica. Ho sempre desiderato questa vita. Ma non avrei mai immaginato niente di tutto ciò. Almeno sai chi sei. Seconda proposta è una miniserie targata HBO che ci conduce sui canali Sky e sulla piattaforma Now. Parliamo di Un amore senza tempo, The Time Traveler's Wife, che prende le mosse da un noto romanzo, appunto omonimo, The Time Traveler's Wife, che è stato adattato già sul grande schermo nel 2009 con il titolo Un amore all'improvviso, interpretato da Eric Bana e Rachel McAdams. Quasi adesso un decennio dopo, più di 10 anni dopo, il progetto è stato ripreso in mano da un geniale autore britannico, Stephen Moffat, che molti riconoscono per il successo della miniserie inglese BBC Sherlock, che ha riattualizzato i nostri giorni Sherlock Holmes con Benedict Cumberbatch, ma ha anche avuto il pregio di ridare nuova linfa creativa all'iconica serie inglese Doctor Who. Stephen Moffat quindi ha ripreso in mano il progetto, l'ha strutturato in 6 episodi e ha raccontato appunto la storia d'amore tra Claire e Henry, ovvero questa coppia di giovani tra i 20 e i 30 anni che vivono un bell'amore, un amore avvolgente, ma sono costretti a convivere con un problema genetico dell'uomo, ovvero dall'età di 8 anni Henry viaggia nel tempo, si sposta nella propria storia, quindi vedendo l'altro sé in differenti momenti della sua vita, quindi vede Harry adolescente a 10 anni, a 15 anni, a 18, a 25, a 26 quando c'è il primo incontro con Claire, fino a superare i 30, fino a anticipare anche istanti di vita futura. Quindi al di là della cornice fantastica, la storia si snoda su un canovaccio ovviamente sentimentale e accattivante. Moffat è una sicurezza come penna e come sceneggiatura, certamente il progetto viaggia su gambe solide perché sono stati coinvolti anche 2 attori di grande richiamo, ovvero le star britanniche in forte ascesa a Hollywood, Theo James, protagonista della saga Divergent al cinema, e Rose Leslie, protagonista del Trono di Spade ma anche del Crime Vigil ambientata nel sottomarino, di cui tra l'altro vi abbiamo parlato qui a Schermi Schermi. Quindi Un amore senza tempo, The Time Traveler's Wife, è disponibile sulla piattaforma Now e su canali Sky. Buona la partenza, attendiamo adesso lo svolgimento, gli ultimi episodi che verranno rilasciati nel corso di giugno-luglio. Viaggiare nel tempo non è un superpotere, è una disabilità. Ecco che c'è che non va in me. Posso aiutarla? Harry! Scusami, io non so... Claire! Quindi noi ci conosciamo? Sì. Il destino ci ha fatti incontrare, ma nell'ordine sbagliato. Hai degli hobby? Sono la tua futura moglie. Your day will... Ci sono 3 cose in cui me la cavo bene. Scappare, combattere e rubare. Il pericolo non è la cosa peggiore. Il Natale è molto peggio. Ci sono giorni dove ritorna più spesso. Non posso controllarlo. Detesto essere dove lei non è.
Io mi muovo sempre e lei non può seguirmi. Questa sono io che cambio il futuro. Ho provato a cambiarlo, credimi. Non si può. Salve. Chi diavolo sei tu? A chi somiglia? Ai Dio mio. Amo Harry più di quanto potrei mai amare chiunque altro. Perciò adesso dov'è? Non mi è rimasto molto. Nessuno ha molto. Credo che ora andrò. No, non adesso. Io ti amo. Perché l'amore aumenta con l'assenza? Terza proposta, rimaniamo sempre in casa Sky e sulla piattaforma Now. Parliamo del crime legal The Staircase, una morte sospetta. È una serie targata HBO di 8 episodi, scritta e diretta da Antonio Campos e interpretata da un cast davvero di grande richiamo, dal premio Oscar Colin Firth al premio Oscar Juliette Binoche, come pure attori acclamati come Toni Collette, Sophie Turner, nota come per Il Trono di Spade, o Michael Stuhlbarg per The Post oppure della serie The Dopesick. The Staircase ci racconta una storia vera, un dramma avvenuto negli Stati Uniti nel 2001 che ha tenuto alta l'attenzione di media e opinione pubblica in America, perché vede al centro la storia di un noto romanziere locale, appunto Michael Peterson, che in quel momento stava correndo anche per una poltrona, per un seggio locale a Durham, nel North Carolina. L'uomo si trova al centro dell'attenzione, al centro di un duro processo, perché? Perché nel dicembre del 2001 sua moglie Kathleen viene ritrovata morta in casa. La motivazione è quella che la donna è caduta accidentalmente per le scale, ma la famiglia leva il sospetto che l'uomo possa averla spinta e percossa per una serie di questioni a noi non note. Questo mistero e un lungo iter giudiziario ha motivato anzitutto una docuserie francese di successo del 2004 ed ora appunto una miniserie. Cosa ci piace e cosa riteniamo che funzioni o meno? Ci piace chiaramente questa atmosfera da legal, da crime, che lo apparenta a prodotti di successo come io visti di recente, come Your Honor, oppure Omicidio East Town, Big Little Lies e quant'altro. Insomma, il meglio del genere crime e legal visto di recente, di matrice ovviamente statunitense. Ci piace l'andamento temporale che vede continuamente l'intreccio di 3 piani temporali diversi, quindi rendendo anche abbastanza seducente la visione da parte del pubblico, dello spettatore. Il dramma è ovviamente molto intricato, poggia su un cast, come abbiamo detto, che funziona, di notevole richiamo. Non tutto sembra andare perfettamente a fuoco, comunque il bilancio è assolutamente positivo, siamo in attesa del gran finale di stagione, però riteniamo che il prodotto sia valido, ma consigliato ovviamente a un solo pubblico adulto per la complessità dei temi trattati. Ricordiamo che The Staircase è disponibile sui canali Sky e sulla piattaforma Now. This house is filled with so many memories. Family is all we got. We're not perfect, God knows. But we've survived. Because we stick together. And we love each other. Tom 911, where's your emergency? Kathleen's dead. Dad found me at the bottom of the stairs. I think she fell. We're calling this whole thing a crime scene. Is this normal? What's going on? What are the police looking for? We believe Michael Peterson murdered Kathleen in cold blood. It's fiction. It's fabrication.
I got a call from a couple documentarians. It's totally normal. Nothing's normal anymore. I'm worried about some things that will come to light. Sooner or later, everyone's gonna know who you are. Did Mom know? It's always two things with Michael. Michael? That's his name? Yeah. Unless he's pulling a long con. It's my life on the line, and I want to tell my story. And I promise you, when we're on the other side of this, things will be better. To La Familia. And to the ones we miss. La Familia. La Familia. Quarta proposta ci porta nuovamente in casa Disney Plus. È la serie crime comica Only Murders in the Building, rilasciata nel 2021, che ora, a fine giugno 2022, vede finalmente il rilascio della seconda attesissima stagione. Noi ancora non abbiamo potuto vedere le nuove puntate, ma approfittiamo per riparlare della prima stagione e dirvi perché vale la pena guardarla, recuperare la prima stagione per chi non avesse potuto e sintonizzarsi appunto sulle nuove puntate in arrivo. Anzitutto, punto di forza è il cast. Tra i creativi e soprattutto i protagonisti della serie ci sono due volti iconici hollywoodiani degli anni 80-90. Parliamo di Steve Martin e Martin Short, che insieme hanno recitato in molti titoli, tra uno di quelli memorabili è certamente il remake Il padre della sposa del 91. Steve Martin e Martin Short accettano di rilavorare insieme e coinvolgono una giovane star hollywoodiana che è appunto Selena Gomez e danno vita a questo esilarante, spassoso crime a colpi di humor irresistibile che ricorda molto lo sfondo delle opere riuscite targate Woody Allen. La storia è molto semplice, siamo nell'Upper West Side di Manhattan a New York, nello stesso edificio vivono Charles, che è un attore ormai bollito sulla sessantina, interpretato da Steve Martin, il commediografo di Broadway Oliver, che ormai è del tutto sull'astrico e non sa come pagare l'affitto, e Mabel Mora, interpretata da Selena Gomez, che è una pittrice con un blocco creativo. L'improvvisa uccisione di un giovane schivo del palazzo, Tim Kono, fa unire i tre e li fa dar vita a un progetto, cercare di capire chi ha ucciso il giovane Tim Kono e raccontare le loro indagini attraverso un podcast diffuso ai più. La storia quindi si ammanta da un lato di mystery, di crime, perché ha una potente e interessante linea gialla, dall'altro lato è totalmente spassosa, inebriante, esilarante, perché c'è la comicità davvero irresistibile di Steve Martin e Martin Short, impreziosito anche da un'ottima spalla come Selena Gomez. La serie è stata un successo nella stagione 2021-2022 per Disney Plus, al punto da caldeggiare molto l'arrivo della seconda stagione, che ricordiamo è disponibile dal 28 giugno 2022. Non mancherà il nostro punto di vista sulla seconda stagione, per ora abbiamo fornito un gustoso recap. Ricordiamo Only Murders in the Building, Disney Plus. Siete tutti potenziali criminali in questo caso. Qualcuno vuole incastrarci. Andrà bene. Andrà male. È molto raro che un true crime podcast abbia un sequel. Abbiamo una vera opportunità. Anche a voi sembra che sia rimasto in sospeso qualche dettaglio. Trovatevi un nuovo hobby. Basta che non vi porti in prigione. Il lavoro a maglia? Stiamo cercando nuove prove. Voi sapete qualcosa, ma avete deciso di non dirlo. Conoscete la parola spergiuro? So cos'è lo spergiuro. Non è vero? Le nostre vite finiranno se ci condannano. Non vuoi riabilitare il tuo nome? Devo andare fino in fondo. Concentriamoci. Torno subito. Non lasciarmi, sono a disagio qui. Ciao. E sono nervoso in pubblico, potrei sembrare inquietante. Non fanno che saltare fuori prove nei nostri appartamenti. Chiunque ci sia dietro si sta prendendo gioco di noi. Con questo l'indagine prende tutta un'altra direzione. Speriamo ci porti a degli indizi. È un muro.
e ha dei sospettati. Che cosa sappiamo sulla morte di mia figlia? Forse ha ucciso lei Bunny. Credi che abbia pugnalato una persona 8 volte? Per ora la teniamo in sospeso. È buffo, vero? Come vedete, facciamo progressi. Respiri profondo. Abbiamo 2 alternative. O ti do uno schiaffo o passiamo subito al grazie, ne avevo davvero bisogno. Niente schiaffi. Quinto e ultimo titolo della puntata è una miniserie di cui ci siamo già occupati. Parliamo del Serpente dell'Essex, una miniserie, un'acclamata miniserie che è disponibile con i 6 episodi sulla piattaforma Apple TV Plus. Ne avevamo parlato all'inizio e adesso che abbiamo completato la visione, sono stati diffusi tutti gli episodi, possiamo tracciare un bilancio più compiuto. Ricordiamo che il punto di forza della miniserie era anche i 2 attori protagonisti, Claire Danes alla prima prova dopo il decennio di attività con l'acclamata serie Homeland, Caccia alla spia, e al tempo stesso un ruolo inedito nuovo per Tom Hiddleston, che molti riconoscono per il personaggio Loki nell'universo degli eroi Marvel, come pure per la miniserie The Night Manager. I 2 sono protagonisti appunto di una storia ambientata alla fine dell'Ottocento, nel 1893, nella contea dell'Essex, lontano da Londra, e quello che sembrava all'inizio, come abbiamo detto, una storia che poteva muoversi come un crime a sfondo paranormale, in realtà ha preso un'altra piega, perché è una storia ovviamente che ha queste atmosfere mystery e crime, ma in realtà è un romanzo a sfondo sentimentale che va a intersecare, intercettare quello che è lo sfondo letterario delle sorelle Bronte o anche alla Charles Dickens. È la storia di 2 persone sole, la ricercatrice, la paleontologa Cora, interpretata appunto dalla Danes, e dal prete Will, che insieme si troveranno a indagare nella contea di Gloucester, nell'Essex, per delle morti sospette e soprattutto per la presenza di alcune creature nella campagna locale. In realtà questi sono elementi che sviano l'attenzione nei confronti in realtà di un dramma sentimentale ed esistenziale. La storia appunto di una donna che si batte nell'Inghilterra vittoriana per essere accolta nella comunità scientifica e soprattutto per imporsi nella società come persona risolta e libera al di là della presenza maschile. E dall'altro lato Will è un vicario, una figura religiosa locale che si batte contro queste credenze popolari che hanno un retrogusto quasi neopagano, quindi contro le superstizioni che annebbiano la mente della comunità locale. C'è una potente pista sentimentale, ovviamente un amore che nasce tra i 2 e che li conduce verso un sentiero comune, un intercecare le proprie strade, ma soprattutto è una storia che si dipana, ripeto, nel segno della tradizione dei period drama inglesi e della letteratura inglese che vede appunto capofila in quel periodo le sorelle Bronte o Charles Dickens. È comunque un racconto, una proposta adatta a un pubblico certamente adulto, ma indubbiamente molto valida e con un'ottima messa in scena che conferma anche l'alta qualità delle produzioni che sta rilasciando Apple TV Plus. Finisce qui la nostra puntata di questa settimana, non ci rimane che augurarvi una buona visione e ricordarvi di rivedere questa puntata, come tutte le altre, sul portale di Telepace o sul canale YouTube dedicato. The serpent has come. She was taken for her sins. No, it was an accident. God will look after her now. A sea creature has been spotted. Is there something out there? Well, that's what I'm here to find out. I've done some research. Into a mythical beast? Not mythical, real. The serpent is an invention.
a symptom of the times we live in. So you're against progress? I'd rather believe in a creature people have actually seen than an invisible god. Is that blasphemy? We won't get my husband to judge you, no matter how hard you try. Everyone's a little on edge at the moment. Lock your doors, say your prayers! You're trying to understand, trying to find the truth. We must all follow our passions. I couldn't agree more. I'm scared. It's in us. We brought it here. Brought what here? We need to forget about Essex. I want you to come back. Sounds like you're in love with her. Everyone else is. I scared them. You didn't start all this. We can't control our inner thoughts, but they can influence us. It was woman that was tempted by the serpent. It was woman that ate the fruit. Evil. Yeah. You let them accuse me. You said nothing. I'm their pastor. So you can't be my friend and a man of God. I can't think clearly when I'm around you. I won't be blamed for your weakness. Love is not a weakness. I think the Essex serpent has sunk its claws into you too. Every one of us lives with doubt and fear. And now is the time for us to come together. Don't be scared. It's when we're most lost that the source of light is closest.